Scene di panico nelle strade, voli cancellati, gente che prova ad imbarcarsi in ogni modo e poi finalmente il volo sull'Atlantico, l'Europa, l'Italia, Stradella e la sua cigognola, dove si è messo in autoquarantena in via precauzionale. È la storia di Alberto Scarani, titolare dell'azienda agricola K Montebello e assiduo frequentatore degli Stati Uniti, dove si reca spesso per promuovere i suoi prodotti. Nei giorni scorsi Alberto è stato protagonista, suo malgrado, di un'autentica odissea. 40 ore per tornare a casa da Denver, Colorado, alle colline dell'Oltrepò Pavese. Ecco la sua testimonianza. Era da più di 45 giorni che ero negli Stati Uniti per lavoro e passavo da città in città, da stato a stato, per promuovere i miei vini. E settimana scorsa mi trovavo a Denver quando Trump ha deciso di tagliare tutti i voli da e per l'Europa. Ovviamente sono stato preso dal panico e ho contattato immediatamente la compagnia aerea. E c'è stato, dopo vari problemi, sono riuscito a farmi a prendere un volo che da Miami mi trasferiva qui in Europa. E ovviamente non potete capire quante persone prese dal panico, famiglie, bambini, anziani, businessmen, gente, vacanzieri o gente che comunque passa l'inverno in Florida, erano in aeroporto per cercare un sedile disponibile per tornare. Sono riuscito a prendere il mio biglietto e sono stato avvicinato da un uomo che aveva in mano dei contanti perché voleva che gli vendessi il biglietto e ovviamente ho rifiutato. E nel momento in cui sono salito sull'aereo mi sono trovato di fianco a una bambina, penso non più di 7 anni, che era stata divisa dalla madre perché la madre era rimasta negli Stati Uniti e la bambina doveva tornare in Belgio. 9 ore di volo, 9 ore di terrificanti, perché comunque non mi sono mai alzato, ho respirato sempre tramite mascherina, indossavo guanti, continuavo a sanificarmi le mani o tutto ciò che era attorno a me. È arrivata a Francoforte, ovviamente tutti i voli erano cancellati per l'Europa, pochissimi viaggiavano. E mi hanno spostato con un altro volo su Monaco. A Monaco ho aspettato ancora qualche ora, fino a che poi non mi hanno trasferito con un altro aereo su Genova, l'unico aeroporto disponibile nel nord Italia. E da lì poi ho ritirato i bagagli, ho preso un taxi e sono corso direttamente alla stazione di Genova. Da lì anche lì altri controlli, febbre e le varie dichiarazioni. Ho preso un treno per arrivare alla stazione di Stradella. 40 ore totale ci ho messo dal momento in cui sono partito da Denver al momento in cui sono rientrato in casa. E ovviamente quando sono venuti a prendere in stazione Stradella, i miei genitori sono venuti con 2 macchine perché non so se ho il virus o no e non volevo assolutamente passarla loro. Al momento mi trovo in quarantena volontaria in casa aspettando 15 giorni per vedere se ho i sintomi o altre cose. Quindi vi prego ragazzi, state in casa, non uscite, uscite il minimo indispensabile. E mi dispiace solamente per tutti quei paesi che hanno deriso l'Italia e ora si trovano essenzialmente nelle nostre stesse condizioni.